Ciao Marco, ciao a tutti i ragazzi di Sport Channel, grazie per avermi dato l'opportunità di registrare questo video. Prima di tutto è doveroso per me, da irpino e da italiano, mandare un forte abbraccio e un grosso in bocca al lupo a tutte le persone italiane, irpine, di Avellino che stanno subendo insomma questa situazione poco felice del coronavirus. Però noi irpini, noi avellinesi siamo abituati a situazioni drastiche, a situazioni pesanti, così come il terremoto dell'80 e altre piccole cose. Ci siamo sempre riusciti, teniamo botta, siamo forti, ce la faremo, e quindi un grosso in bocca al lupo ai ragazzi di Avellino, forza ragazzi. E mi chiamo Stefano, ho 25 anni, e sono nato e cresciuto ad Avellino, fortunatamente, grazie a mamma e papà. E sono quarantenato, diciamo così, da 4 anni e passa qui a Dublino, in Irlanda. Lavoro per una compagnia aerea e quindi sono stato costretto a dover lasciare casa e per soffrire di meno, lontano dalle mura di casa, lontano dallo stadio, lontano dal mio Avellino, mi sono creato questo sorta di bunkerino qui in casa. Ho messo qualche maglietta, cioè qualche sciarpetta, qualche gagliardetto, piccoli altri oggetti qui nel mio bunker, e semplicemente per quando torno a casa dal lavoro e voglio vedere i miei colori, voglio vedere il mio logo, voglio vedere la mia sciarpa e ne sento veramente il bisogno quando torno a casa, quindi la mancanza è sempre tanta, però in qualche modo quando c'è possibilità e il lavoro non chiama, cerchiamo, insomma, si cerca sempre di tornare giù, anche solo per pochi giorni, anche solo per poche ore, anche senza passare da casa molte volte, solo passando per lo stadio e tornando direttamente in aeroporto per tornare qui a Dublino. Non dito ai miei genitori che non passano anche per casa certe volte. Si scende la domenica mattina, si prende l'aereo, si va allo stadio, si torna domenica sera direttamente a Dublino. Spesso è successo e si fa per le trasferte e si farà sempre perché il 1912 va rispettato e va sempre portato avanti ovunque la persona sia. E quindi niente, la mancanza è tanta come sempre. Mando un bacio fortissimo al mio lupo e a tutti i ragazzi della curva sempre. Urlate anche per me. E niente. Sempre forza Lino ragazzi, sempre forza Lupi. Un bacio, solo 1912 sempre. Grazie a tutti.